in collaborazione con 100% gioco di squadra. Banca Marche, accende sane passioni. Buonasera a tutti cari amici e bentrovati, si gioca a pieno regime, siamo forse nella parte più intensa della stagione ed abbiamo, come vedete, già un primo trofeo come volle marchigiano in bacheca. Si tratta della Coppa Italia femminile di Serie A2, come certamente saprete l'ha vinta la ST Lanef Loreto domenica sul campo di Giaveno, bissando tra l'altro il successo ottenuto l'anno scorso. E renderemo ovviamente i giusti meriti a questa squadra insieme a due ragazze, la mia sinistra Rosangela Correia, schiacciatrice, ciao, benvenuta. Ciao, e ritroviamo con piacere la centrale della ST Lanef, Sara Giulio Dori. Ciao Sara, e ben trovata, ormai un'abbonata alla Coppa Italia ed anche giustamente alla nostra trasmissione, perché se Rosangela, ne parleremo, è l'ultima arrivata in ordine di tempo, in quanto è a disposizione di Coach Pistola praticamente da fine settembre, Sara fa parte, non me ne volere, della vecchia guardia, quella che ha vinto la Coppa Italia anche l'anno scorso, no Sara, a Santa Croce. Sì. Magari poi parleremo delle due differenze tra le due squadre e tra i due successi. Però per quanto abbiamo visto anche dalla nostra differita mercoledì sera, la partita è stato un po' lo specchio di quello che è la vostra squadra, una vittoria ottenuta di grinta, di tigna, per parlare in marchigiano, di cuore, giusto? Sì, confermo, abbiamo raggiunto questo risultato solo e esclusivamente giocando di squadra e di gruppo, quindi siamo riusciti in quasi tutti i fondamentali e abbiamo messo in difficoltà Crema appunto con questa aggressività. L'idea è che ha prevalso il vostro gruppo contro le individualità di Crema, abbiamo detto tante volte, una squadra con Elisa Togut e altre, insomma, di grandissimo livello, però il gruppo è sicuramente il vostro punto di forza. Sì, io ci credo molto al gioco di squadra, appunto, e domenica è stata la dimostrazione che comunque sia il gioco di squadra alla fine ti porta a ottenere risultati, appunto. E a eliminare anche un eventuale gap tecnico, se poi c'è, magari me lo dirai, contro formazioni sulla carta più forti. Sì. Oppure siete più forti voi, magari tu mi dirai. No, nel senso, cioè, secondo me la nostra forza è appunto il gruppo. Le individualità, insomma, se non sono amalgamate bene, non hanno anche un gioco di squadra, fanno ben poco, insomma. Non c'è dubbio. Senti Sara, una squadra, dicevo, anche profondamente cambiata rispetto alla scorsa stagione, eppure sembra che certe caratteristiche siano rimaste intatte. Sì, nel senso, ne deduco che forse è merito anche del vostro allenatore. Esatto. Che tra l'altro è la terza Coppa Italia vinta. Sì, infatti complimenti anche ad Andrea. E, sì, comunque sì, Andrea ci fa lavorare molto in palestra, soprattutto anche con lo spirito giusto di sacrificio e punta molto sul gioco di difesa. Quindi se si sviluppa un gioco di difesa, dopo dall'altra parte, se non si ha pazienza e non si ha la giusta mentalità, è molto facile cadere, esatto, nell'errore, insomma, esatto, diciamo. Quindi. Poi dicevo, Andrea Pistola abbonato alla Coppa Italia anche più di Sara, perché è la sua terza Coppa Italia vinta, ricordiamo il successo ottenuto a Civitanova nel 2005. Prima di parlare con Rosangela andiamo a vedere il nostro primo servizio sulla finale di Giaveno ed in particolare appunto sulla partita decisiva, quella tra ST Lanef Loreto e Icos Crema. Vediamo. Per ora è la squadra del record, quello di aver vinto per due edizioni di seguito la Coppa Italia di Serie A2 femminile e nel finale di questa stagione chissà che non arrivi anche un altro tricolore. La ST Lanef Loreto torna a mettere le mani sull'ambito trofeo dopo un weekend che squadra, staff tecnico, società e tifosi ricorderanno a lungo. Si gioca a Giaveno ed il primo avversario è quel Santa Croce con cui Loreto ha perso due settimane fa in campionato. Ma qui è tutta un'altra storia, perché le ragazze di Coach Pistola hanno negli occhi tutta un'altra grinta e determinazione e fisicamente stanno bene.
Eppure partono male, perdono 17-25 il primo set. A fare da spartiacque è proprio il secondo set contro Zina e compagne, che iniziano a condurre le danze. Muro ricezione diventa impenetrabile con il contrattacco fatale grazie a Giulio Dori, 24 punti, e la solita grandissima Correia. Il finale del quarto set, chiuso 30-28 in 33 minuti, è da brivido, ma per la ST Lanef Loreto vale la finale. Finale che le marchigiane giocano contro l'Icos Crema, che in semifinale ha battuto le padrone di casa di Gioveno, anche se al tie break. Partita tanto tattica quanto calda. In palio c'è il trofeo che tutti vogliono vincere. Loreto c'è ed è in cerca di conferme dopo la bella prestazione di sabato e come in semifinale perde il set d'apertura 23-25 prima di trovare il ritmo giusto, quello di una grande squadra dove i colpi delle soliste, vedi Moi, Correia, si intonano splendidamente al coro fatto di buone ricezioni, ottime difese e un contrattacco ficcante. Paolini, 16, e Togut, 17 punti, sono le ultime a mollare per Crema, ma la ST Lanef è già sopra le nuvole, con Casillo e Giulio Dori imprendibili dal centro, e se alle solite Moi e Correia si aggiunge anche una superlativa Santini, allora non ce n'è davvero per nessuno. Loreto, che chiude 3-7-1, 27-25 al quarto, alza la Coppa Italia con gioia ed orgoglio e a festeggiamenti ancora in corso, pensa in grande al campionato per ottenere un altro successo straordinario, ma possibile. Anche se la scaramanzia ovviamente è d'obbligo. Allora, Rosangela, quasi 40 anni, classe di ferro 1972, ho dato un'occhiata alla tua carriera e hai giocato in mezzo mondo, dal Brasile ovviamente dove sei partita, Turchia, Russia, Azerbaigian, Spagna, forse dimentico anche qualcosa, tra l'altro alle Canarie hai giocato anche con Milagros Moi che hai ritrovato a Loreto. Sono 6 mesi che sei qui a Loreto, che esperienza è stata fino adesso? È una soddisfazione grandissima, sono qui a Loreto e meglio con il risultato della Coppa. E 2 mesi per finire la stagione, io sto felice e molto felice con il lavoro, molto felice con la squadra e questo è il risultato. Pistola lavora abbastanza, però con soddisfazione, con no? Soddisfazione e facendo sempre il lavoro in gruppo, no? Come abbiamo detto prima, il lavoro in gruppo è importantissimo e il pallavolo è un sport di equipo, di squadra, e questo abbiamo trovato un grande risultato. Senti, a Gioveno, Rosangela, sei stata eletta anche come MVP delle Final Four. Tu hai vissuto in carriera, immagino, mille emozioni, avendo girato parecchio. Questa, che emozione è stata? Che emozione è sempre grande. Sì. Sempre, sempre. È come a finale di un campionato, una squadra che nessuno pensava che possava a battere, no? Una squadra come Gioveno, e noi umilmente giocavamo partita a partita e come sorprendiamo, no? Sorprendiamo un po' le avversarie e giocando in congiunto senza pensare che quella o qualcuna è meglio che l'altra, e giocano sempre con serenità, credo. Sara, che effetto fa giocare con tante colleghe di grande esperienza come Rosangela, come la Moi, come la Drosina, tant'è che sei tra le più giovani addirittura. Tra le più giovani, sì, dai. No, è un'esperienza. Vabbè, non sei un'adolescente. No, tu, infatti non No, un'esperienza formativa, perché sono delle grandissime professioniste e ti riescono a dare ogni giorno che passa in palestra qualcosa in più, qualcosa da poter imparare, insomma. Queste giovanissime però, o meglio, in queste non più giovanissime c'è tanto entusiasmo ancora? Sì, tantissimo, forse è questo che ti fa capire veramente la passione che hanno anche per la pallavolo, quindi onore a loro. Sembra quasi che l'entusiasmo sia direttamente proporzionale all'età, cioè più si avanti con l'età, invece che l'entusiasmo diminuisce, l'entusiasmo aumenta. Se è così, Loreto è alla grande proprio. Infatti. Allora, torniamo a Gioveno e sentiamo le impressioni raccolte proprio a botta caldissima. L'abbiamo parlato parecchio con Andrea Pistola, sentiamo l'intervista. Andrea Pistola, coach di ST Loreto. Allora, innanzitutto congratulazioni, una bella vittoria.
e soprattutto il primo trofeo messo in bacheca, ora c'è il campionato. Sì, siamo felicissimi perché giocavamo contro una squadra fortissima e quindi ecco, abbiamo fatto un'impresa in questi due giorni per arrivare a raggiungere questo obiettivo, quindi ha un grande valore perché ecco, premia tutto il gruppo e tutto lo staff che ha lavorato in questi 6-7 mesi di stagione. Abbiamo portato a casa questo primo obiettivo, ma vogliamo continuare a sognare e a credere in qualcosa di ancora più importante. Rosangela Correia, nell'anno in cui compie proprio 40 anni, è MVP, miglior giocatrice di questa manifestazione, lei in questo momento l'anima di questa squadra? No, è una delle giocatrici importanti, come lo sono tutte quante, in alcune partite sono state fondamentali altre, stasera lo è stato lei, è una squadra che gioca sempre di collettivo e che, nel quale ognuno porta un po' di contributo per portare il risultato finale, quindi questa sera sono molto contento che lei sia stata la migliore perché è una professionista seria, è un esempio in palestra malgrado la sua età anche per le più giovani, quindi sono molto felice che abbia fatto una gran partita. Andiamo per un attimo allora solo a questa sfida contro Crema, qual è stata secondo te la chiave di volta di questa partita? Diciamo che abbiamo lavorato molto bene sulla prima azione d'attacco tranne in alcuni frangenti perché Crema ha un muro molto importante e siamo riusciti comunque a fare delle scelte di attacco molto buone, quindi a limitare un po' il loro potenziale di muro e poi anche direi a muro difesa tranne che sulla Paolini, magari sulla Deveta, che in certe situazioni siamo stati bravi e abbiamo creato dei breakli. Una cosa è certa, Sara, non c'è appagamento ovviamente dopo questa vittoria. Oppure c'è stata per qualche ora magari a pagamento? C'è stata per qualche ora, ok, sì, no. Immagino che il vostro coach tutta questa settimana non ha fatto altro di dimentichiamo la Coppa e rituffiamoci in campionato. Sì, nel senso siamo già entrati in palestra con il pensiero di Busnago, quindi abbiamo cominciato già a vedere i video, a prepararci bene per affrontare al meglio questa partita, anche perché adesso abbiamo un mese fondamentale, intenso, con partite molto molto difficili anche in trasferta, quindi dobbiamo star lì con i piedi ben piantati a terra e lavorare con umiltà e rimboccarsi le maniche, insomma. E se per caso insomma pensate alla Coppa, c'è il vostro allenatore che ve la fa dimenticare sicuro, quello è poco ma è sicuro dimenticare subito. Senti Sara, settima stagione consecutiva per te in Serie A2, scherzavamo, sempre nelle Marche, sempre vicino a casa, pochi chilometri insomma dalla tua abitazione di Abbadia di Osimo. La Serie A1 mai giocata nella tua carriera non sembra più un miraggio? Vabbè, la scaramanzia, la superstizione ci sta ovviamente in questi casi. Non so. Però sarebbe il coronamento veramente, sì, della tua. Sì, sarebbe veramente un sogno, ecco. Quindi per adesso lavoriamo testa bassa, non facciamoci troppi grilli per la testa e poi sarà più bello, no? Quando sì. Assolutamente sì. Senti Rosangela, che livello hai trovato in questo campionato italiano di Serie A2? Che pallavolo si gioca in Italia, nella nostra Lega, in questo campionato? Io sinceramente sono sorprendita con il livello di A2. Ha giocato a A1, ha giocato a A2 e credo che il livello, non so, con questi anni sta bene e la partita, pensare io che sia più facile, però no, la prima parte bene, la seconda parte poi difficile, tutti vogliono giocare con noi, a vincere di noi e ogni partita più difficile vincere. Quindi bisogna essere concentrati sia se giocate con la prima in classifica che contro l'ultima. Io sto con il piede terra, con la Coppa benissimo, un campionato realmente benissimo per noi, però ne manca anche. Sara, la partita perfetta, quella contro Giaveno in casa, fuori imperversava la tempesta e il Buran e voi avete imperversato dentro il palazzetto. Sì, è stata una bella vittoria, anche quello secondo me anche frutto del gioco di squadra. Siamo sempre lì. Sempre lì perché comunque sia è la nostra etichetta, diciamo. Voi non avete un calendario facilissimo, almeno per quanto ho visto io da qui alla fine del campionato, soprattutto per le due trasferte, perché intanto andate a Crema e andate pure a Casalmaggiore, che è una buonissima squadra. Busnago adesso. E anche Busnago adesso, ecco, di Busnago ne parliamo, anche perché la classifica è anche un po' ingannevole di Busnago, perché ha dei punti di penalità, quindi è una squadra comunque molto forte. È vero pure che c'è lo scontro diretto tra Giaveno e Crema, voi andate anche a Crema.
Per te siete più o meno sullo stesso livello oppure vedi una squadra più insidiosa delle altre? O più favorita rispetto alle altre? Non lo so, perché ad esempio Giaveno mi sembra che vada a giocare a Matera e a Santa Croce. Quelli non sono campi assolutamente facili, quindi diciamo che sia noi che Giaveno che Crema abbiamo un calendario simile. Esatto, quindi in classifica secondo me fino alla fine ve la lottate fino all'ultima. Esatto, secondo me questo mese è fondamentale. Sì, io credo che cada partita sarà come una finale, perché squadra come Crema che non sa uomo ma vincerò niente e voleva adesso mettere la testa in campionato per anche certo. Probabilmente cercare una vittoria, cercare il campionato in noi, poi siamo anche con volontà, grande volontà, la nostra squadra sempre quando c'è un momento difficile è una squadra che che si une, no? che si unisce, che fa gruppo nel momento più difficile con la squadra più siamo insieme. E proprio grazie al gruppo si riesce a superare le difficoltà. La sensazione, a mio avviso, Sara, è che non bisogna perdere punti con le squadre che magari si ritiene alla portata, perché poi questi possono essere i momenti decisivi da qui alla fine. Sì, infatti è questa la cosa, nel senso non bisogna sottovalutare nessuno e, come diceva Ro, bisogna affrontare qualsiasi partita come se fosse una finale, perché si può perdere punti con qualsiasi squadra, perché secondo me sono tutte competitive, tutte buone. Voi avete fatto per esempio un mezzo passo falso a Matera, anche se lì ne abbiamo parlato un mesetto fa, c'erano delle giustificazioni in abbondanza, no? Delle attenuanti. Sì, ma Matera è anche un'altra squadra rispetto al girone di andata, quindi certo. Poi trasferta difficile, mille motivi, insomma, vabbè, non ne parliamo perché l'abbiamo già trattato questo argomento. Sì. Parliamo invece della Serie 1 femminile con la Shadow Ducks battuta mercoledì sera a Piacenza. Vediamo i riflessi filmati nel nostro servizio. Penultima giornata di ritorno della stagione regolare di Serie 1 femminile amara per la Shadow Ducks Urbino, che perde 3-7-1 sul campo della Re Becchi Nord Meccanica Piacenza, che continua ad essere la bestia nera delle Ducali dopo averle battute nelle semifinali di Coppa Italia. 25-18, 26-24, 22-25 e ancora 26-24 il tabellino finale. Gara bella, tratti emozionante in cui 3 dei 4 set si sono decisi ai punti finali. Urbino però oltre al danno subisce anche la beffa, perdendo per infortunio l'americana Fossette nel secondo set. Unica nota positiva di questa gara è i progressi di Ivana Dieriscilo, che ha chiuso la sua prestazione con 17 punti e il 41% di positività in attacco ed è stata una delle trascinatrici della squadra nei momenti di maggiore difficoltà nonostante quasi 3 mesi di stop. Definita anche la classifica della Shadow Ducks Urbino Volley, che conquista il terzo posto vista la concomitante sconfitta della Nordafoppa Pedretti Bergamo con una giornata di anticipo rispetto alla fine del campionato. Ultima giornata in programma domenica 11 marzo alle ore 18 al Palamondolce di Urbino con Garzaro e compagni contro l'ormai retrocessa Riso Scotti Pavia. Per il tecnico Salvagni sarà l'occasione di far rifiatare alcune delle giocatrici per preparare al meglio lo sprint finale di Coppa CEV e playoff in programma la prossima settimana. Terzo posto della Shadow Ducks Urbino, che comunque non è in discussione. Sara Giulidori ha accennato alla gara di Busnago domenica prossima e dicevo, Sara, Busnago è una buona squadra, ha totalizzato 39 punti, però la classifica è ingannevole perché ce ne sono 4 di penalità. Tra l'altro, Rosangela, c'è una tua connazionale, la Soraya, che gioca nel Busnago, che ho visto è al secondo posto tra le top scorer del campionato dietro a Natalia Brussa e davanti, tanto per citarne una, ad Elisa Togut. Tu conosci Soraya? Sì, e conosci anche Busnago? Sì, conosco Soraya, conosco il suo gioco, è un giocatore abbastanza forte, aiuta moltissimo la sua squadra e sappiamo che non possiamo lasciare che lei giochi liberamente. Avete parlato già di questa partita di Busnago, Sara, che è insidiosa, come detto in precedenza. Sì, ho già avete fatto video il vostro video. Piano partita, insomma. Sì, anche adesso appena finiamo qua, andiamo all'allenamento, ci sarà
l'ennesima riunione tecnica, quindi sarete preparatissime, insomma, sì, su sì, questa sì, formazione. E andiamo alla Scavolini Volley, Scavolini che ha osservato un turno di riposo nella giornata infrasettimanale di mercoledì. Andiamo a vedere o rivedere le fasi salienti invece del successo della formazione di Pedullà ottenuto sabato sera a Bergamo sul campo della Norda Foppa Pedretti. Vediamo. Sotto 2-7-0 la Scavolini Pesaro prima rimonta e poi confeziona una splendida vittoria sul campo di Bergamo contro la Norda Foppa Pedretti. Un tie break che le ragazze di Pedullà hanno giocato alla grande chiudendo 15-13, anche se la vera svolta della partita è arrivata nel terzo set, quando Ferretti e compagni sembravano ormai alle corde. E invece ecco la Scavolini che non ti aspetti e che dopo la sconfitta con il fanalino di coda Pavia regala a società e tifosi una prova di carattere mettendo in campo anche l'orgoglio. Bergamo, senza Piccinini e affaticata dalla Champions, alla fine non ha retto e con merito la Scavo ha ottenuto la vittoria con 2 punti che le consentono di salire a quota 27, aggiungendo punti preziosi per la conquista del 5° posto. Soddisfatto coach Pedullà, che riconosce alla sua squadra la capacità di non aver mollato mai, di aver avuto l'attenzione giusta sui fondamentali di muro e difesa, con il contrattacco che se nei primi set aveva lasciato a desiderare, poi è diventato una risorsa importante per risalire la china in un pomeriggio che non si era affatto messo bene. Nel tabellino finale per la Scavolini Pesaro spiccano i 26 punti della Klineman, che ha chiuso il match con un muro, mentre a poco sono serviti 26 palloni messi a terra dalla Basileva, top scorer della Norda Foppa Pedretti. Ora c'è un turno di stop, le Colibrì possono quindi rifiatare per farsi trovare pronte e determinate per il finale di stagione regolare. Bene, tranquillizziamo i familiari di Sara Giulio Dori, la trasmissione è registrata, non è che insomma a mezzanotte si va in palestra a fare video, questo vogliamo metterlo come precisazione, ecco. Okay. Perché ci si potrebbe anche preoccupare. Senti Sara, adesso a parte gli scherzi, che poi non è uno scherzo, abbiamo parlato delle analogie di queste Settila Neff rispetto all'anno scorso, stesso cuore, stessa grinta, stessa determinazione, stesso gruppo importante per fare risultato. C'è qualche differenza rispetto alla squadra dell'anno scorso? Sì, nel senso abbiamo comunque sia Ro che fa una grande differenza, insomma, rispetto all'anno scorso. E quindi già anche la Moai comunque sia ci dà una grandissima mano e quindi tutti i nuovi innesti, diciamo, sono positivi preziosi. Per noi, preziosissimi, e quindi per questo salto di qualità, esatto, se c'è stato rispetto all'anno scorso. Però abbiamo parlato di tante cose, della difesa e il muro che ti riguarda più da vicino, non andate male, no? Il muro, diciamo che ci pensa la Casillo, che è abbastanza forte in quel fondamentale, infatti così io diciamo che vado un po'... Beh, vabbè, dai, adesso ti butti giù, insomma, no? Dai, dipende insomma dalle partite, non è un fondamentale, diciamo, con che... qualche alto e basso, esatto, con un po' di discontinuità così. Però ci lavori sopra, dai. Ci lavoro molto sopra. La mettiamo così. E mercoledì si è giocato anche nel campionato di Serie 1 maschile con la Lube Banca Marche che è andata a vincere a Monza contro l'Acqua Paradiso Monza Brianza. È stata una maratona, ha vinto la squadra biancorossa al tie break, vediamo come. Si chiude come all'andata al tie break la sfida tra Acqua Paradiso Monza Brianza e Lube Banca Marche Macerata. E come all'andata è la squadra di Giuliani a portarsi a casa i 2 punti in palio al 5° set. Punti che consentono ai biancorossi di mantenere, anche se solo per una migliore differenza set sul cuneo, il 2° posto in classifica. La serata per Omchen e compagni inizia in salita perché l'Acqua Paradiso va subito avanti 25-19, ma la reazione degli orgogliosi giocatori Lube non si fa aspettare. Il 2° e il 3° parziale finiscono rispettivamente 25-23 e 25-20 con Macerata sugli scudi. Eppure la Lube, e non è la prima volta, non riesce a chiudere una partita che oltre ai 3 punti le avrebbe anche fatto risparmiare un po' di fatica. Monza porta il match al tie break dopo un 4° set vinto ai vantaggi 27-25. Il 5° parziale è combattutissimo, quasi fino alla fine, quando i biancorossi, sul punteggio di 11 pari, riescono a dare il colpo di grazia a Monza, piazzando un micidiale filotto di 4-0. Prima Omchen, anche ieri MVP, porta i suoi a +2 ed è il 13-11. Poi un ace di Prodrashani consente ai biancorossi di conquistare la palla match.
Finisce 15-11 con l'ennesimo muro vincente degli uomini di Giuliani. Bene, quindi la Lube resta al secondo posto, sia pure affiancata dalla Brebanca Lannutti. Due domande a Rosangela, che ha giocato tantissime partite, ha girato veramente il mondo, ha incontrato tantissime giocatrici. Ce n'è una in particolare o più di una che ti ha fatto un'impressione veramente particolare? No. La verità è che no. Io ho giocato con tanta giocatrice e ogni giocatrice c'è una cosa importante. Ha una peculiarità. Una peculiarità. Io sempre cerco di apprendere lo che fa. C'è sempre da imparare, sì, anche. Sì, da imparare, sì, perché giocare a Italia non è lo stesso giocare a Russia, di giocare a Turchia, sente un sistema differente di pallavolo. E anche qua, con mia squadra, poi anche imparo, no? Certo. E apprendere con mia squadra. Senti, invece, tra le tue esperienze appunto in giro per il mondo, qualcuna in particolare, proprio come esperienza di vita, dove ti sei trovata meglio rispetto al tuo Brasile? Tu mi dicevi risiedi a San Paolo, però vieni da Recife, che è nel nord-est del Brasile, quindi praticamente quasi un altro stato, no? rispetto a San Paolo. Hai girato tantissimo, Spagna, Turchia, Russia, Azerbaigian, quindi anche posti ben differenti. Ce n'è uno dove ti sei trovata particolarmente a tuo agio? Loreto a parte. Puoi dire che a Loreto stai malissimo, comunque. Sempre. Guarda, per uscire di Brasile a giocare a Russia... Non era... È chiaramente... Il salto è grosso. È grossissimo. Però ti sia una curiosità, no? Io sono una giocatrice molto curiosa, particolarmente con che faccio. E non c'è, io credo che la felicità è stare nel risultato del lavoro ogni giorno con questa squadra. È certo che tu stai a Istanbul, una città bellissima, però se non c'è il risultato nel tuo lavoro che tu fai ogni giorno in palestra, è come non vedi, no? Non stai come un turista, sei come un professionista. Beh, Sara parla come una grande professionista, come è d'altronde. Assolutamente. Cioè, dice sostanzialmente il risultato è fondamentale, perché se non c'è risultato puoi stare anche nel posto più bello del mondo, però come professionista non sono soddisfatta. Dicevo che siamo ormai nel momento clou della stagione, ce ne accorgiamo un po' dal punto in cui siamo arrivati e vediamo un po' le gare di questo fine settimana. Partiamo dalla Serie 1 maschile, siamo giunti alla 23esima giornata di questo campionato. Vedete che la Lube giocherà in casa domenica alle 18, diretta su Radio Cuore, contro la Fidia Padova, arbitri Perri e Brandi. Domani l'anticipo si gioca a Verona tra Marmilanza e Tonno Callipo, Vibo Valencia. Le altre partite: Andreoli Latina, Casa Modena, Brebanca Lannutti Cuneo, Itas Trentino, che ovviamente è il match clou della giornata, M Roma Volley, CMC Ravenna, poi Sisle Belluno, Copra Piacenza, San Giustino, Acqua Paradiso, Monza. Andiamo al campionato di Serie A2 maschile, qui siamo giunti all'undicesima giornata del girone di ritorno. Queste le partite: Che Banca Milano, Globo Sora, Caffè Aiello, Corigliano, Sirica, Satripalda, Santa Croce, Pallavolo, Molfetta, Cicchetti, Sernia, Energy Resource, Carilo, Loreto, arbitri Puletti e Montanari, Cassa Rurale, Cantù, Crazy Diamond, Segrate, Sir Safety, Perugia, Gherardi, Città di Castello, che si giocherà alle 16, BCC Castellana, Club Italia, Roma. Ed andiamo al campionato di Serie 1 femminile. Addirittura qui, come accennava Manolita Scocco nel suo servizio, siamo giunti all'ultima giornata della regular season e vediamo le partite in programma. Anche qui il match clou si giocherà domani, esattamente tra Yamamai Busto Arsizio e Villa Cortese. Domenica Liugio Volley Modena, Norda Foppa Petretti Bergamo, Chieri Volley Scavolini, Chateau d'Ax Urbino, Riso Scotti Pavia, Asistel Novara, Rebecchi Piacenza, riposa il Cali Parma. E chiudiamo con la Serie 2 femminile, qui invece di strada da fare ce n'è ancora parecchia. Siamo alla 22esima giornata su 30. Vediamo le partite, una molto interessante che voi immagino Sara seguirete con attenzione, si gioca domani tra Santa Croce e Giaveno. Invece domenica avremo Fontanellato Soverato, Montichiari Crema, Busnago, ST Lanef Loreto, come abbiamo detto, Ponte Cagnano Matera, Frosinone Infotel Forlì, San Vito dei Normanni, San Severino e Sala Consilina Casalmaggiore.
Siamo in conclusione, direi che l'ultima inquadratura la facciamo alle ragazze insieme alla Coppa, grazie a Rosangela Correia, schiacciatrice della ST Lanef Loreto, grazie a Sara Giuliodori, centrale della formazione lauretana, ovviamente la scaramanzia l'abbiamo e la dobbiamo rispettare, quindi non diciamo niente, ci diamo magari appuntamento a fine stagione, se del caso, grazie, in bocca al lupo e appuntamento a venerdì prossimo. Credi. Arrivederci a tutti, ciao. Ciao. In collaborazione con 100% gioco di squadra, Banca Marche, accende sane passioni.